Bene ragazzi e benvenuti in questa seconda puntata su come eseguire un lavaggio fatto bene senza rischiare di graffiare la nostra vettura. Seconda puntata perché, come avete visto probabilmente molti di voi, ne abbiamo fatta un'altra. La prima cosa da fare quando andiamo a lavare la nostra macchina è pulire le zone più sporche se vogliamo essere sicuri di non graffiare. Quindi nella precedente puntata abbiamo pulito i pneumatici, quindi le gomme, e gli archi ruota, zone dove si accumula tantissimo sporco. Se ve lo siete persi, io cercherò di mettervelo qui nella scheda in alto, se lo guardate da YouTube, o comunque qui sotto nella descrizione sicuramente vi metterò il link al video precedente. Guardatelo, se vi fa piacere mettete mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così ci date una mano a crescere. Ma torniamo alla nostra questione cerchi. I cerchi io li considero un pochino le scarpe della nostra macchina. Voi andreste in giro con le scarpe sporche? No. E quindi ci teniamo a pulire i cerchi, non importa se sono dei copricerchi di plastica da 10 euro o dei cerchi in titanio da 5.000 euro l'uno. Comunque devono essere puliti. E vi dico la verità, non ci sono grosse differenze tra un materiale e un altro nelle modalità di pulizia. Quindi in questo video vedremo come pulire appropriatamente i nostri cerchi per renderli perfetti, brillanti e svolgere tutte queste operazioni senza il rischio di fare dei danni. Cominciamo da alcuni pratici consigli riguardo al lavaggio del cerchio. Come avete visto ho separato le due fasi, quindi non andiamo a pulire cerchi e pneumatici nello stesso momento per un semplice motivo. Il pneumatico, così come l'arco, soprattutto nella parte del battistrada, è soggetto ad uno sporco più grasso e quindi sarà necessario utilizzare tendenzialmente uno sgrassante alcalino. Sul cerchio c'è un tipo di sporco diverso, prevalentemente abbiamo del ferro, quindi non è detto che siamo obbligati ad utilizzare un detergente alcalino. Dato quindi che la natura dei due detergenti è diversa, possiamo separare le due fasi utilizzando effettivamente due prodotti diversi. Un'altra cosa che viene detta spesso è bagna il cerchio, togli prima lo sporco grossolano e poi utilizza il detergente. A mio avviso questo è un errore. Salvo rari casi che poi vedremo, perché per due semplici motivi. Innanzitutto, su un cerchio bagnato spruzzare il detergente significherebbe diluire quel detergente e quindi non avrebbe molto senso. Inoltre dobbiamo ricordarci che quando abbiamo un cerchio bagnato, soprattutto se si crea quel velo di acqua, questo velo di acqua provoca un cuscinetto per il detergente, quindi noi spruzziamo il detergente e il detergente scivola verso il basso agendo molto meno. Il mio consiglio è: spruzzate il detergente direttamente sul cerchio asciutto. Quali sono questi rari casi nei quali possiamo bagnare il cerchio prima? Se veniamo da una corsa automobilistica e abbiamo il cerchio in fiamme, chiaramente potrebbe essere opportuno raffreddarlo prima. Oppure, se abbiamo due dita di fango sul cerchio, chiaramente toglieremo il grosso del fango prima di agire con un detergente, perché la logica ci porta a pensare che il detergente non agirebbe poi sulla superficie sulla quale andiamo a pulire. Ma a parte questi rari casi, il mio consiglio è: spruzzate il detergente direttamente sul cerchio asciutto. Anche sui detergenti ci sarebbe tanto da dire, abbiamo varie tipologie di detergenti, c'è quello acido, c'è quello alcalino, c'è quello neutro, ci sono degli ibridi, ci sono gli iron remover che sono impropriamente utilizzati per la pulizia dei cerchi. Perché impropriamente? Perché sono dei detergenti che fanno figo, perché sono quei prodotti che tendono a diventare viola, ma non sono progettati per la pulizia dei cerchi. Anzi, un iron remover puro è quello che peggio si adatta alla pulizia dei cerchi, perché essendo un prodotto specifico per la rimozione del ferro, tutte le volte che un prodotto di questo tipo va a toccare, magari non il cerchio perché il cerchio è verniciato, ma va a toccare un tappino di un pneumatico, un mozzo ruota, una pinza non verniciata o altri particolari in metallo nudo che abbiamo lì, che abbiamo in quella zona, andiamo a macchiarli, andiamo ad opacizzarli, perché il prodotto fa il suo lavoro, attacca il metallo. Quindi il nostro consiglio è: o utilizzate un detergente alcalino che ha un rapporto qualità-prezzo anche molto, molto buono, oppure, come faremo in questo caso, utilizziamo un detergente che di base è un detergente cerchi neutro con un pochino di iron remover. Quindi l'iron remover non avrà la potenza tale da macchiarmi il metallo,
ma allo stesso modo riesco a coniugare una pulizia delicata di un detergente neutro che c'è all'interno insieme alla pulizia profonda e la decontaminazione che mi può offrire un iron remover. La prima cosa quindi che andiamo a fare è spruzzare un velo leggero su tutto il cerchio. Dopo qualche secondo dall'erogazione del prodotto, il prodotto comincerà a lavorare. Chiaramente non possiamo basarci solo sull'azione chimica del prodotto stesso, ma abbiamo bisogno di dargli una mano con un'azione cosiddetta meccanica. Per azione meccanica intendiamo agitare il detergente con degli strumenti appositi. Che strumenti andiamo ad utilizzare? Vediamoli, ma prima cerchiamo di capire che dobbiamo dividere la pulizia del cerchione tra la parte esterna, quella che vediamo, e il cosiddetto canale, perché ovviamente dovremmo andare ad utilizzare degli strumenti differenti. La prima cosa che vi consiglio di fare è di utilizzare dei pennelli per la pulizia dei cerchioni. Pennelli di questo tipo, ad esempio. Io vi consiglio di utilizzare i pennelli più morbidi che riuscite a trovare. È vero che magari ci metterete un pochino più tempo a pulire, ma soprattutto in casi come questi, dove abbiamo un cerchio lucido facile da graffiare, preferisco andare più piano, insistere un pochino di più, ma con uno strumento estremamente delicato come questo. Dopo aver pulito la parte più complessa, i punti più difficili da raggiungere, potrei decidere di utilizzare una spazzola sempre dalle setole molto morbide per pulire le superfici più grandi del cerchio e quindi risparmiare del tempo. Queste spazzole vanno immerse in un secchio di acqua. Se vogliamo possiamo aggiungere una piccola percentuale di shampoo, purché sia shampoo neutro. Ricordiamoci ragazzi che qui siamo comunque nel contesto delle reazioni chimiche, quindi non andiamo ad utilizzare una chimica sul cerchio e una chimica nel secchio, perché rischieremo di fare delle miscele che non vanno bene o che si annullano a vicenda, spesso succede. Quindi nel secchio acqua va benissimo, anche la semplice acqua, perché ci basiamo sull'azione lubrificante del prodotto stesso, oppure un goccino di shampoo neutro. Pulita la parte esterna del cerchio, è arrivato il momento di pulire il canale. Chiaramente su cerchi, soprattutto molto larghi, è necessario uno strumento specifico e ci sono svariate tipologie di spazzole che ci permettono di arrivare in profondità nel nostro canale. Noi in questo momento stiamo utilizzando una spazzola in lana. Bagniamo spesso la nostra spazzola. La chiave della riuscita, soprattutto su cerchi molto delicati, è quella di abbondare con l'acqua, immergendo nuovamente la nostra spazzola nel nostro secchio.
Dopo aver pulito con la nostra spazzola, il cerchio potrebbe sembrare pulito, ma c'è una zona che, a prescindere dagli strumenti utilizzati, potrebbe non essere stata raggiunta. E sto parlando del retro delle razze. La cosa migliore da fare è indossare uno di quei piccoli guantini o anche un semplice guanto da lavaggio, di quelli che utilizziamo nel lavaggio classico, che magari dedicheremo solo per questa fase, in modo tale da raggiungere appunto il retro delle razze in questo modo. Ora che abbiamo pulito in maniera profonda il cerchio, potremmo dire di aver quasi finito e possiamo avvicinarci verso il risciacquo. Ricordiamoci però che c'è una piccola percentuale di lavoro che deve ancora essere completata. La pulizia è stata fatta. Tuttavia, quello che vi consiglio è ricordatevi quando avete insaponato la vettura, quindi nei passaggi successivi, che volendo a fine lavaggio possiamo passare con la nostra spugna e lo shampoo prescelto. In questo modo raggiungeremo comunque un livello di brillantezza superiore. Adesso è arrivato il momento di risciacquare. Bene ragazzi, abbiamo visto a grandi linee quella che è la procedura corretta per pulire i cerchi. Noi ora faremo la stessa cosa sugli altri tre cerchi e poi andremo avanti con le varie fasi del lavaggio. Ci aspetta il prelavaggio, la successiva fase che prenderà in considerazione l'azione chimica di alcuni prodotti per pulire la carrozzeria senza il rischio di graffiarla, quindi non vi perdete il prossimo video. Ma probabilmente mentre vedevate questo video vi siete fatti delle domande. Spiegaci qualcosa in più riguardo ai prodotti, spiegaci un pochino di più la differenza tra un pennello e un altro, quali spazzole utilizzare per pulire correttamente i cerchioni, posso proteggerli? Cosa posso fare per pulirli in maniera più semplice di volta in volta e quindi accelerare le fasi della pulizia auto? Beh, come vedete di argomenti di cui parlare ce ne sono davvero tanti, non basterebbero delle ore di registrazione. Però approfitto di questo video per dirvi che ho preparato un corso professionale che prende dalla A alla Z tutti quelli che sono i concetti coinvolti in un lavaggio auto. E questo sarà utile sia per chi veramente non sa nulla del lavaggio e quindi si è affacciato su questi video per la prima volta, sia per chi lo fa per professione, perché di sicuro magari le fasi a grandi linee le conosce, però non conosce la chimica coinvolta, perché scegliere un prodotto piuttosto che un altro, come abbiamo visto. Quindi se vi fa piacere approfondire questa tematica, guardate sempre qui in basso nella descrizione, vi metto il link per l'acquisto del corso professionale. Se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace, non vi dimenticate di supportare in questo modo i nostri canali e arrivederci alla prossima puntata.